E quindi sta facendo il navigatore lui. Ma non mi fido molto. Allora, siamo arrivati. È questo qua. Ora facciamo due fottine, lo guardiamo da vicino e poi ci dirigiamo verso due fottine. Fottuzze. Come con le truzze. E poi andiamo verso la Sagrada Famiglia. Che per quello sono veramente tanto tanto curiosa. È bellissima, sta via là, sono un parco stupendo. Che però non ho la più pallida idea di che parco sia. Però era veramente bello da fuori, non siamo entrati. Quale foto? Cioè io qua ho paura di essere investita da bici, da monopattini. Cioè ieri mi stava per investire un Just Eat. Stavo attraversando e c'era il rosso per loro. Però Just Eat è passato, Just Eat sarebbe il tipo in bici che consegnava per Just Eat. Io lo chiamo Just Eat. La mia borsa cade. Aspetta, bello era? Bello, anche lui voleva venire a Torino. Eravamo sulla strada, dove parla con Isco. Ho trovato finalmente le sigarette, raga, costano meno. Costano meno di quanto costano da noi, perché cioè mi avevano detto che venivano di più, invece le ho pagate di meno. Ah, ci sta la metro. No, vabbè, ora non la prendiamo, no. Camminiamo. Mi fa bene camminare, non cammino mai. Quindi ora siamo qua. Nel ghetto. Non lo so, mi hai detto che dobbiamo girare qua. Ascolta. Giuseppe Navigatore. Esatto, non devi pagare. Ti devo pagare, ma se ti ho portato io fino a qua, persi. Con le mie navigazioni. Persi due volte. Con me? Come non ti sei mai perso? No, ma io di mezzo a Barcellona per perché stavo guardando i negozietti. Sì. Che negozietti stavo guardando? Aspetta. Ho fatto finta di perdermi. In modo che guardassimo tutti i negozi, perché a lui non le piace i negozi, cioè. Quindi ho detto non ci siamo persi invece. Siamo arrivati alla Sagrada Famiglia, adoro. È veramente enorme. Un attimo. È veramente enorme e tanto tanto bella. Siamo in questa specie di ristorante, non lo so, tipo fast food, molto molto carino, cioè, guardate, guardate che carino, è molto instagrammabile, cioè, amore, tutto rosa, azzurro, è bellissimo, e ora ordino un burrito, questo qua. È arrivato il cibo, guardate. Tanta famina fa metà. Stavo cercando di capire perché domani mattina andiamo al Park Güell, che dov'è? L'ho perso, è qua. Il mio problema è che io voglio andare anche da, noi siamo qua, un attimo ve lo cerco, noi siamo qua Park Güell. È qua. Il problema è che Primark è qui e voglio fare tutto domani se riesco, e poi dobbiamo andare anche al museo delle cere, che però è nella via della Rambla, che qua non trovo per calcolare la distanza dal museo a qua, capito? Non lo trovo proprio. Allora mangiamo. Dove devi andare? No. Guardate che bello questo pezzo di città, raga. È veramente enorme, mi sembra New York. Cioè veramente tanto tanto carino sto pezzo. Non so che pezzo sia.
C'è un Starbucks, mi sta perseguitando, cioè qua spuntano come funghi. Da noi no. Quindi, cioè guarda è bello, proprio grande grande sto pezzo finché non mi investono, guarda. Guarda me mentre mi investono, sai quante views? Caricalo, capito sul mio canale se mi investono. A ritorno penso proprio di prendere un caffè. Siamo alla ricerca di un Primark che secondo me in questa zona non c'è, perché a me nelle mappe dell'iPhone non me lo dà, a lui invece nel suo telefono le dà che qua c'è un Primark. Infatti vedremo che ha ragione, secondo me ha ragione, io mi faccio camminare tipo 5 km a volta, perché a me me ne dava due, uno che era 10 km, l'altro a 7 e mezzo dal nostro albergo, e il mio c'era questo. Ma secondo me no, quindi vedremo. Cioè raga, questo è il mio mondo, Claire's. Ma c'è anche a Fattari, quello... Guarda questo. C'è Primark, io ho trovato il mio iPhone di merda, non me lo segnava questo. E invece c'è... Happy. Vi voglio far vedere le cose che ho preso, ma... Aspetta, qua ci sta questo armadietto, cioè io smontando alberghi, io spero di vedere, ma no, in pendenza. Io spero di vedermi. Aspetta, come faccio a capire se vedo? Non vedo. Sì, ok, mi vedo. C'è la TV? Ah certo, non basta il volume. Faccio vedere le poche cosine che ho comprato, anche perché non posso prenderne altre, perché non saprei dove mettere, in realtà non so nemmeno dove mettere queste. Da Primark ho comprato tre cose. Ho preso questo illuminante, che è il Sport Light, ed è questo. Poi ve lo svuocerò quando torno a casa in realtà. Poi ho preso un pacco di calze, sono 4 paia per 3,50 euro. Ho preso queste di Harry Potter. Ero alla ricerca disperata di qualcos'altro di Harry Potter, ma non c'era veramente niente. Le uniche due cose che c'erano io le ho comprate. E quindi c'ho anche queste. E vai, le spiegate. Che appunto sono così con tutte le casate. L'altra cosa che ho preso è questa, che in realtà è una vestaglia, però cioè io la verità forse la metterò anche per uscire, tanto come fanno a sapere che è una vestaglia? Dico che è una maglietta lunga da rapper. Ed è questa qua con tutti i personaggi, c'è Dobby, c'è Harry, c'è Hermione, non c'è Malfoy, e nulla, era carina, l'ho presa, questa l'ho pagata 7 euro, non l'ho preso, se tre cosine. C'era anche una felpa molto carina di Topolino, però non l'ho preso. Invece ho comprato in uno di quei negozi pakistani due magliette della casa di Papel, che ecco così. E ne ho preso due. L'ultima cosa che ho preso è questa qua da Stradivarius. Perché? Perché in Sardegna la Stradivarius non c'è, sta aprendo, e non so in realtà quando aprirà. Quindi, cioè sta aprendo a Sassari, in Sardegna c'è, ma non a Sassari, e non so quando aprirà, non so mai, no, aperto o non aperto, se non avrei visto la notizia. E veramente come l'ho vista è stato amore a prima vista, perché è qualcosa di bellissimo. Perché mi è piaciuta la cosa che c'ha due reparti. Vedi, qua ce n'è uno, qua c'è anche una cerniera, poi tiri su anche questo e qua c'è quest'altro. Cioè è bellissimo, è fatta per me. Come l'ho vista, infatti mi sono innamorata. Non potevo lasciarla lì. E questa l'ho pagata 20 euro. E non ho preso nient'altro. Comunque,
siamo in albergo, vabbè, penso che si sia capito, ho fatto la doccia e nulla, ora mi corico perché sono veramente stanca, avrò fatto 25 km, 22, 20, non lo so, tanti, perché abbiamo preso la metro solo per tornare dalla Sagrada Famiglia, del resto ce la siamo fatta tutta a piedi. Poi siamo andati anche da Primark, sempre a piedi, ed erano altri 3-4 km andata, più altri 3-4 ritorno. E niente, quindi sono veramente stanca, i miei piedi stanno implorando pietà. E nulla, ci vediamo domani. Ok, siamo venuti qua a vedere casa Battir. Il problema è che la stanno ristrutturando da fuori, quindi non si vede una beata minchia. Cioè c'è proprio il telone, quindi non si vede niente. Ora ci facciamo un pezzo della rambla da qua su a da giù, insomma, non fino a giù, perché qua su non l'abbiamo ancora fatta. E noi ci siamo entrati perché era, mi piaceva, per 25 euro, sinceramente no. Preferisco visitarmi altre cose da quei soldi, anche se mi intrigava tanto, però per il momento no. Nulla, sta di nuovo lacrimando l'occhio, ma la mattina mi lacrima sempre l'occhio, non capisco quale sia il motivo. Comunque siamo appena usciti, casa Bacchio era proprio vicino all'albergo, 300 metri. Questo che cos'è? E niente, ora qua c'è la via della Rambla. Allora, siamo venuti qui da, come si chiama? Tim Hortons. Tim Hortons. Io ho preso un ice coffee al caramello, lui un espresso semplice, e qua abbiamo preso due donut. Siamo saliti qua, ci abbiamo tutta la vista, tutto carino. Cioè raga, guardate la salita che mi devo fare io, cioè, ma vi sembra normale? Cioè, qua non si percepisce, ma è proprio lunga, grande, troppo alta. Cioè io qua ci muoio. Una signora molto gentile mi ha visto disperata per la salita, cioè la prossima c'erano le scale mobili, le scale meccaniche, quindi ora abbiamo preso le scale meccaniche. Ma che figata, cioè non abbiamo mai visto così in strada le scale meccaniche. Stiamo andando al parco Gell. Bene, ora penso questa me la dovrò fare a piedi, non mi hanno messo il proseguo. Ora penso dobbiamo continuare a salire. Strunci, cioè magari costa va a mettere. Guardate la meraviglia. La salita è dura, ma quando arrivi il panorama è fantastico. Cheat. I love you. Hey, I come on in the boogie man. Come on everybody. That's what you guarda! Aspetta ora se c'è moneta. Tieni un attimo. Andiamo su là, poi vediamo. Ma anch'io, però ti ho detto se mi sento.
Vuoi salire su? No, tu? È uguale. Sembrano le antiche rovine di non si sa cosa, delle rovine, cheat. Le antiche rovine rovinate. Dov'è? Hai finito? Mettila Jack, vai, non tutti però. Tutti, cioè, no. Per tutti la faccio anche la foto, dai, si mette lì tutti. Sì, facciamo tutti. È Jack. E non è Jack. È Jack o non è Jack? Lo spacco. Guarda male, guardatelo. La vuoi fare? Qua ci stanno sti fiori. Lui dice che sono fiori magici, ma io ne dubito fortemente che siano fiori magici. Mi sembrano più tulipani di mare. Sono tulipani di mare, cazzo. Non lo so, secondo me sono tulipani di mare. Ah, insomma parlano tulipani di mare. Guardate che carino. Però io non ho ben capito come si entra dentro al parco per vedere. C'era scritto entrata dalle 5 alle 5 e mezza. Ma non ho capito, cioè... Boh. Ora passiamo da lì e non si sa dove riusciremo. Siamo qua in vetta. Ma non si sa dove riusciremo. Volevo mettere a Puma Park come biglietti, però oggi sono sold out. Non so se domani ce la faremo a venire. Se la facciamo ci proviamo, ma ne dubito. E nulla, ora dobbiamo tornare insomma un po' in zona perché siamo lontanissimi e sto morendo. Morta. Ma ve la foto? Siamo nel museo delle cere, raga, paura. Se avete visto la maschera di cera potete capirmi. Pensa se uno di questi sbatte le palpebre adesso. Un po' bassottini sono, eh. Ora parte il piano. C'è la musica terrificante. Senti il cuore. Ma pensavo che una bambina era. Pensavi che era. Si è mossa. Guarda. Io non ho nel cuore. Voi l'ha fatta con qualcuno di questi? Ho paura. Aspetta, fammi entrare prima e poi vediamo. Se si muove uno di questi. No, pensa se me ne esce qualcuno, me ne prende di fare. No, non posso. Aspetta, lasciamo passare prima così dietro di noi. Torniamo indietro. C'è ragione. Infatti così vediamo che succede. Aspetta, facciamo finta di fare la foto col papà. Quello ti sto dicendo. Siamo nell'altra stanza, abbiamo oltrepassato questa, abbiamo aspettato mentre si ero. Qua alcuni non li conosco. Questo dovrebbe essere Cleopatra e Marcantonio. Sì, infatti. Ah, questo è in mezzo. Qua c'è. Chi è? Nietro, non lo conosco. Aspetta, da sola non vado da nessuna parte. Qua c'è Anna Bolena. Questi sono. Quello dovrebbe essere Einstein. Raga, un'impressione. No. Sì, Einstein. Quella sono io in un futuro. Ci sono io, guardami. Lì seduta con i miei colleghi. Sono, non li conosco. Là sempre io. Hitler col suo esercito. Vi dico io perché mia madre
E lui, mi prendono per il culo, mi chiamano Hitler perché sono sempre lì a dettare legge. Ora faccio la sigaretta, gli avvicino l'accendino, si sciolgono. Ora gli avvicino l'accendino, si sciolgono. Vieni qua che ho paura di entrare. Ci entriamo dopo, non so dove si va avanti. Eh? Quello meno. Aspetta. Adoro, non avevo visto che questi sono dei pittori, cioè non ci avevo fatto caso, le stavo per rubare una sigaretta a Giovanni, invece ho scoperto che è Picasso. Qua c'è Miró. Quello è... un attimo, non vedo. Questo non lo conosco, quello è... non lo conosco. Quello è... non vedo. Fernando Rey, Tristano, Luis Banel. Scusa, su chi vai entrare? Quello è un po' tristino. Ma ora si può entrare. Autentica camera, super bravo. Io qua mi faccio la foto. Questo è Charlie Chaplin, carino. Questo è... non ho capito. Mi sono spaventata. Allora, sta vostra, c'è una in vetro. Tu sei questo. No. Quella è... non lo so. Cosa stai dicendo? Atta lupa. I radar. Aspettami. Guarda massiccio. Le sirene. No, c'è un palombaro. Guardalo come scende e sale. Il tesoro. Ma che stronzo sei? Ma sei deficiente. Passiamo qua. Cioè là ci sono io. Ciao mamma, sono in TV. Un morto, Seneca. Ma stai scherzando? Mi sto difendendo. No, vabbè. Questo sta facendo la strega. Prima da Darko, che è successo? Ehi, qua siamo in banca. Qua prendiamo la zecca di Stato. Guarda i dollari. Tu mi hai rotto le balle. Ehi, c'è Dracula. Sì, ce l'ha qua. L'abbiamo appena finito il museo. La verità è stata un po' una delusione. Per 15 euro. Mi ricordo che sono andata al Madame Tussauds, le faceva 10 a 0 proprio. E cioè, qua non c'era nemmeno un quarto delle cose che c'erano lì. Non mi ricordo quanto ho pagato là, però tutta un'altra storia. Cioè, se per caso doveste venire, non ve lo consiglio assolutamente al museo. Cioè, sono proprio soldi buttatissimi. È tipo quasi che era la mezzanotte. Adesso? 11 e mezza. Sono 11 e mezza. 11 e mezza.
siamo venuti qua a Barcellonetta. Raga, ho un dolore al piede, perché praticamente non so perché, ma da mesi soffro di questa cosa che mi fa malissimo. Però mi era scomparsa e ora mi è rivenuta, e non riesco ad appoggiare tipo la parte dove c'è il pollice del piede. E tipo lui fa male la caviglia. Lui fa male la caviglia, a casa ha fatto 40.000 km 4 giorni. No, è rosso. È rosso. E a me fa male il piede, quindi sembrano due mongoli che corrono per andare a prendere la metro, che lì finalmente l'abbiamo trovata. E in realtà abbiamo trovato un locale molto carino, ci volevamo trattenere. Di vampiri, cioè secondo lui erano vampiri, perché siamo entrati, ci hanno fatto che tra 5 minuti dobbiamo scendere giù. Era cripta. Poi ce l'avevamo in 5 minuti, tra 5 minuti dobbiamo scendere giù. E quindi, cioè, siamo arrivati, stiamo scegliendo cosa bere, e tipo ci hanno fatto, no, dobbiamo scendere giù, siamo scesi giù, tipo impauriti, questi ci ammazzano, non lo so. E invece no, era un locale fighissimo. E ci siamo trattenuti un po', cioè un bel po' in realtà. E ora appunto ci volevamo trattenere ancora, però avevamo paura di non trovare poi la metro. In realtà non so ancora se c'è la metro, però se non sbaglio c'è fino alle 2 del mattino. È verde. Bravo. Però è meglio che magari prendiamo la metro e torniamo in zona dell'albergo, perché siamo veramente lontanissimi dall'albergo. Saranno 4 km. C'era la macchina con i pesci. La macchina con i pesci. Che poi mi stava dicendo che questi taxi che ci sono qua, la maggior parte sono Toyota, no, che alcolizzati. Toyota Tesla. E tipo ogni volta che ne vedo una, mi metto a gritare, entra dentro la mia testa. Yeah. Sto col culo su una Tesla. E tutti mi prendono per scema perché mi fa entrare la voce alta. Perché mi viene in mente quella canzone, che in realtà è la mia canzone preferita. Già sto ascoltando, ma sto sbagliando. Sto qua. Vabbè, siamo in metro e prendiamo la metro. Siamo alla ricerca di un locale dove berci una cosa. E l'ho fatto entrare in questa specie di discoteca, pub, locale notturno, che c'era di fronte al nostro albergo. E praticamente era un locale tipo di gay, drag queen, cose così. E tipo per la prima volta entriamo in discoteca, tra pari, locale notturno, e guardano a lui, non a me. A me non mi hanno manco cagato, avevano tutti gli occhi su di lui. E ora stiamo scendendo giù. Siamo in albergo, abbiamo trovato alla fine un bar. No, sto facendo il vlog. Ho trovato alla fine un bar. Abbiamo trovato un bar. Eh? Sì, aspetta. Ho trovato alla fine un bar, appunto, dove abbiamo bevuto una birra. E ora siamo in albergo. Sono 9:15. Buongiorno, siamo venuti di nuovo per colazione, poi dopo nuovo lo per dire, mi è piaciuto la un sacco. Ho preso le stesse cose di ieri, lui invece ha preso il caffè latte con toast. Sembra strano, ma in realtà sono le vere colazioni. Siamo entrati al Big Fan Museum, che è veramente una cosa fighissima, quello ve lo consiglio. Abbiamo fatto solo due sale. Perché in realtà non abbiamo capito niente di quello che ci hanno detto, e abbiamo preso solo una sala, l'altra ce l'hanno regalata in realtà. E poi non vi ho ripreso niente, perché vedrete le foto su Instagram, sono uscite veramente tanto tanto carine, quindi dopo che esce il vlog andate a vedere su Instagram, perché ve le pubblicherò. Nulla, ora siamo sempre qua in questa via. Devo entrare disperatamente in bagno, però non so dove.
aspettando. Come mi sono trovata in questo aeroporto per il servizio. Anche questo. E non lo so, li sto premendo un po' tutti, così sono pari. Abbiamo appena fatto sto coso qua con i bagagli, mi sono fatta male all'unghia. Cioè sta cosa ci mette 7 anni a mettere a posto. Ora stiamo aspettando, ma chissà che andate a imbarcare i bagagli giù. Allora, sono finalmente a casa, ma sto facendo sta luce così mi vedete meglio. Sono finalmente a casa, ieri siamo arrivati alle 2 di notte alla fine. Era tardissimo perché ci siamo fermati anche a mangiare una pizza in pizzeria e non ho più vloggato. Sono arrivata veramente stanca morta, che come ho toccato il mio lettino mi sono addormentata e quindi non ho più vloggato. Sto semplicemente vloggando per chiudere il vlog, che penso sia già venuto abbastanza lungo, non so in quanti pezzi lo suddividerò, però ringrazio comunque sia chi è arrivato fino a questa parte del vlog. Se avete visto tutto il vlog appunto, commentate con un emoji, non lo so, che emoji? Con la bandiera spagnola. La bandiera spagnola, commentate, dai. Oppure con una bandiera ciambella. Sì, dai, decidete voi. E nulla, vi mando un bacio, spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia. Comunque sia, mi sono un sacco divertita. Il problema è che, cioè, non è un problema. Secondo me comunque sia, ci sono stata poco perché 4 giorni non sono bastati. Sarebbe veramente voluta tantissimo entrare a Park Güell. Il problema è che erano sold out i biglietti e quindi ci riandrò sicuramente. Cosa mi ha emozionato di più, la Spagna? Sinceramente, cioè, cosa mi è piaciuto di più? Sinceramente non so rispondere a questa domanda, perché è la cosa che mi hanno chiesto tutti, ma non so rispondere perché, cioè, è bellissima. Però mi è piaciuta la Rambla, diciamo, oppure cioè, le vie, perché comunque sia, ho visto la Sagrada Famiglia, qualcosa di bellissimo, però non, cioè, sai che comunque sia un po' ti deve emozionare, cioè ti deve prendere, come magari è successo a Roma, però non è successo. Ci riandrò sicuramente perché è bellissima e ci sono ancora un sacco di posti da visitare, però non è uno dei miei posti preferiti, cioè tipo... Non vedo l'ora di riandare a Londra, nonostante ci sono già stata 3 volte. E nulla, dai, vi lascio, che vi avrò rotto le balle anche tanto. Vi mando un grosso bacio, un grande abbraccio. E continuate a seguirmi, seguitemi anche su Instagram per i prossimi video. Nox. Perché adesso qui si sboccia, si sboccia, si sboccia.